Intanto tra pochi minuti ci raggiungerà la vincitrice della medaglia di bronzo, Vera Carrara, verrà qui in postazione. Grande piacere. Victoria Pendleton. E naturalmente il primo piano. E poi Simona Krupec-Kaite. Britannica la prima, Krupec-Kaite invece è lituana. 1-0 per Victoria Pendleton, netta l'affermazione nella prima prova. Credo che anche lo speaker ufficiale la chiama Vicky Pendleton. O... Eh sì, ma tu puoi fare quello che credi. Insomma. No, no, beh. Non è che... No, nessuna confidenza. Non ho nessuna confidenza con lei, eh. Yeah. Però ho sentito qui che la chiamavano Vicky Pendleton e allora mi sono permesso, insomma, questo. Vabbè. Allora Vicky. Sì, ormai è per tutti i Vicky. Vicky Pendleton, la ruota a destra di Simona Krupec-Kaite, dietro a controllare, a cercare probabilmente scia, che sarà quando verrà lanciato lo sprint. Tale Balaustra, cominciano le schermaglie, vedi, adesso Simona. Quindi Vicky, faccio fatica, Silvio. Sento che fai fatica. Ecco, suona la campana. Molto distante ancora Pendleton da Simona Krupec-Kaite. Adesso parte. Ah, sì, sì. Adesso parte. Figuriamoci. Senti che roba il pubblico. Non è facile, ma prova. Guardate con quale facilità. Vicky Pendleton batte Simona Krupec-Kaite e c'è la ola dell'impianto di Manchester, tutti in piedi per lei ad applaudirla. Che spettacolo e soprattutto con quale sicurezza affronta questi sprint. Ecco, vedete, regina. È incredibile l'applauso e il calore che il pubblico sta dimostrando a questa ragazza, guarda, è una cosa incredibile, da pelle d'oca, incredibile. Poi riesce a sostenere una pressione che è veramente una pressione importante, perché tutti i fotografi a 10 centimetri, sì, sì, fino a 5 secondi prima della gara, le telecamere sempre su di lei, insomma non è facile assolutamente. Lei riesce a mantenere la concentrazione, a mantenere soprattutto il sorriso e, perché no, a essere anche da una parte accattivante nei confronti del pubblico, dall'altra estremamente aperta. E beh, la beniamina locale è un atleta, l'abbiamo avuto già modo di dirlo, un atleta che non è solo una campionessa nel ciclismo, ma anche una protagonista, diciamo così, del gossip, se possiamo dire, no? Delle copertine, intanto, delle riviste, intanto, anche non scusa, solo Silvio, sportive. C'è un pizzico d'Italia con la maglia della Lampre. Ai. Che sta tra i genitori, tra i suoi genitori e i genitori di chi? Ah, di Cristoi. Di Cristoi. Sta proprio in mezzo, se la guardi, è seduta proprio in mezzo. Tutto l'applauso è per lei. Che brava, medaglia d'oro per Vicky Pendleton. Ed è la seconda di questo mondiale e domani avrà la possibilità di tentare di conquistare la terza, addirittura nel Kevin femminile. La prima nella velocità a squadre. E per fortuna gli viene tutto con una semplicità. 100%, eh? Fa tutto con una semplicità veramente disarmante. Quinn, vedete? E ci siamo. Siamo alla Madison. Siamo alla Madison. Intanto il replay, la riproposizione di questo sprint regale di Vicky Pendleton. Fianca Simona Krupec-Kaite, che comunque conquista la medaglia d'argento. E poi la supera, non ha bisogno neppure del colpo di reni, tale è la sua superiorità.
addirittura i tori per la regina. Vittoria Pendleton che sta fotocopiando lo stesso percorso avuto l'anno scorso alle edizioni mondiali di Palma de Mallorca nel 2007, dove conquistò l'oro sia nello sprint a squadre con il terzetto della Gran Bretagna, sia nella velocità, entrambi riconfermati già in questa edizione, sia nel Kering, dove si cimenterà nella giornata finale di domani. Quindi la possibilità di ripetere la fantastica tripletta, già 4 titoli mondiali per lei in bacheca, i 3 dell'anno scorso più nel 2005 conquistò a Los Angeles. Fino al terzo posto, non è riuscita a sopravanzare un fenomeno che risponde al nome di Marianne Vos, davvero in grandissime condizioni, ma si augura Vera Carrara, questo ha detto nell'intervista che abbiamo effettuato proprio in diretta, si augura di farlo ai Giochi Olimpici di Pechino. E ce lo auguriamo noi insieme con lei, tanto Reed, ma soprattutto l'inquadratura per Vittoria Pendleton, vincitrice della velocità donne. Dietro di lei Simona Krupecz-Kajke. Noi siamo in chiusura di trasmissione con il bel primo piano di Vittoria Pendleton. Salutiamo gli spettatori di questa penultima giornata dei mondiali di ciclismo su pista da Manchester, in Inghilterra naturalmente, una Gran Bretagna che continua a dominare con le sue medaglie d'oro. 9 nel complesso, una l'ultima conquistata da Chris Soy, un'altra conquistata proprio da Vittoria Pendleton. Sulle immagini della premiazione di Queen Victoria, così come viene definita dai tabloid inglesi, vi salutiamo, ringraziamento a Fabio Perego per essere stato qui con noi. Grazie a voi per l'ospitalità. Naturalmente a te Silvio Martinello. Grazie, arrivederci a domani. Da Alessandro Fabretti a tutti voi la più cordiale buona giornata, buon proseguimento di questo sabato pomeriggio. Domani allora appuntamento per l'ultima giornata di gare alle 16 in diretta naturalmente e su Rai Sport satellite naturalmente. A tutti voi buona giornata, buon sabato sera.